Ciao a tutti ragazzi, quello che è successo al nostro Same Solaris è che l'impianto di sollevamento ha smesso di avere forza e quindi ha smesso di avere pressione nell'olio. Quello che avete visto all'inizio del video era il manometro che non saliva mai oltre i 90 bar. Adesso abbiamo già fatto un po' di prove che vi riassumiamo e poi seguiremo quello che andiamo a fare per cercare di risolvere il problema. Purtroppo non sappiamo ancora qual è la vera origine del problema, ma vi spieghiamo i ragionamenti che abbiamo fatto fino adesso e man mano ci aiuterete anche voi a trovare una soluzione del problema, sperando che sia più semplice possibile. Ora andiamo a vedere cosa è successo fino ad adesso. Prima di iniziare a smontare tutto il trattore abbiamo fatto delle prove. Quello che abbiamo cercato di capire è se il fatto che non ci fosse pressione e quindi non c'era forza nel sollevatore fosse dovuto alla cosa che all'inizio uno pensa, beh, la pompa dell'olio è andata, la pompa dell'olio ha gli ingranaggi piegati, le guarnizioni andate, trafila olio al suo interno e quindi la pressione non sale. Per fare questo, cosa abbiamo fatto? Abbiamo collegato il manometro per verificare la pressione dell'olio al distributore che ci abbiamo ausiliario attaccato dietro il trattore, quello che vedete appeso adesso qui. Andando a collegare il manometro al distributore, quello che abbiamo letto era una pressione di 230 bar, quindi oltretutto al di sopra di quella che è segnata dal produttore, perché nel manuale c'è segnato che la valvola principale è tarata a 210, quindi eravamo già al di sopra. La pompa funziona. Oltretutto abbiamo letto una pressione che non era oscillante, era costante, quindi non c'era neanche un qualcosa che andava a colpi. Da lì abbiamo capito che, per fortuna la pompa funziona. Però forse non è stata così una bella notizia, perché cambiare la pompa, beh, da parte al motore, insomma, costa quel che costa, la si cambiava in poco tempo. Abbiamo iniziato a fare delle altre prove, soprattutto a ricordarci com'era fatto il circuito. Quindi abbiamo tirato via i parafanghi che avevamo già tolto quasi 10 anni fa, quando avevamo fatto il circuito dell'olio ausiliario per portare l'olio al distributore dietro, e ci siamo ricordati com'era fatto l'impianto sotto. Praticamente l'impianto originale, come usciva dalla casa produttrice Same, prendeva l'olio dal distributore del servosterzo, da questo tubo zincato che vedete in acciaio. Da qui portava l'olio dentro qua. Questa era la P, quindi l'alimentazione in pressione di tutto questo gruppo, che è praticamente un distributore idraulico fuso nella ghisa, che da un certo punto di vista è un'idea geniale dei progettisti della Same, perché il serbatoio dell'olio è l'olio del cambio e si trova qui, dove c'è il differenziale e il cambio delle marce. Questo è il tubo di aspirazione della pompa che pesca l'olio dal fondo del serbatoio dell'olio, che è sempre quello del cambio, lo tira dentro questo tubo che arriva lì dove c'è Elena e arriva al filtro bianco da parte del tuo braccio. Quello è il filtro di aspirazione dell'olio idraulico, dopodiché viene aspirato dalla pompa dell'olio dentro nel cofano e arriva in pressione dove siamo adesso. Quando abbiamo collegato anni fa il distributore dell'olio ausiliario, praticamente cosa abbiamo fatto? Abbiamo preso l'olio che partiva dal distributore del servosterzo, l'abbiamo portato in fondo al trattore, fino a qui, con questo tubo rigido, l'abbiamo collegato alla P in ingresso del distributore idraulico. Se volete chiarimenti su come funziona il distributore idraulico, andate a vedere il nostro video dove ve lo spieghiamo nel dettaglio. La P è dove entra l'olio in pressione. Dopodiché l'uscita del carryover l'abbiamo collegata per ritornare dove entrava prima il tubo in pressione, quindi qua. Difatti questo tubo in acciaio, se lo seguiamo, arriva qui dove si collegava allo scarico col carryover. Mentre l'ultimo tubo è il tubo di scarico T, dove l'olio va in scarico quando stiamo utilizzando le leve del distributore ausiliario. Adesso, perché vedete questo bypass che collega direttamente la P con il carryover? È perché stiamo simulando come se il circuito fosse originale, che esce dalla valvola distributrice dell'olio, dello sterzo, e entra direttamente qua. Facciamo tutto il giro da dietro, ma alla fine entriamo ancora qua. Questa cosa perché? Perché se noi sul distributore idraulico ausiliario abbiamo misurato 230 bar, vuol dire che fino a qui il problema non esiste. Il problema nasce dopo quel distributore. Quindi cosa abbiamo fatto? Abbiamo collegato il bypass, abbiamo misurato un'altra volta la pressione che avete visto all'inizio del video ed è rimasta invariata. Vuol dire che lui, interposto qui in mezzo tra la mandata e il carryover, non generava problemi perché tuttora, anche col bypass e lui tolto, continua a dare 90 bar. Il problema quindi inizierà da qui dentro e il prossimo step che andremo a fare è togliere tutto questo carter, questo tappo, per scoprire dentro se si è rotta una guarnizione, un O-ring, se si è rovinato un alberino, uno sporco che ha segnato un alberino, crea un trafilamento, oppure una valvola limitatrice di pressione che si è rotta una molla e sfiata prima del previsto. Non lo sappiamo. Adesso sapete quello che è successo fino adesso.
Quello che faremo ora è iniziare a togliere il parafango che abbiamo sollevato con un argano manuale per riuscire a lavorare, perché è molto pesante e voluminoso. Lo porteremo fuori dalle scatole per riuscire a lavorare più agiatamente. E abbiamo già staccato il muletto, abbiamo tirato via il terzo punto e l'abbiamo fatto appoggiare su una forca per far sì che sia in sicurezza. Perché quando andiamo a togliere questo carter superiore, i bracci del sollevatore e il relativo pistone idraulico che lo muovono sono dentro. Quindi dobbiamo avere i bracci liberi e il terzo punto libero. Bando alle ciance, iniziamo a fare. Questo è via, questo è via. Questi sono tutti via, quello di via è via. Dietro questo è già staccato anche se erano assieme. Andato. Di qui va. Piccola maledetta, ci eri sfuggita. Eccolo. Sì, solo che adesso non sappiamo cosa ci aspetta. Quindi il top sarebbe avere un filettino dove agganciarlo e tenerlo appeso. Sai che noi lo prendiamo da qui e lo tiriamo su col palanchino. Così se sgocciola olio, eccetera. Prendiamo una bella braghetta. Dai, palanchino. Tirarlo bene e segnare con un pennarello la posizione, se no ciao. Ma cos'è che stai segnando? La posizione delle leve per sperare di rimontarle nella posizione corretta, perché non sappiamo cosa succede quando le smontiamo. Allora, l'olio entra da questo foro, esce da questo, entra quindi in questo, mi aspetto che entri di qui e esca da qua. Sì, esce. Ok, questi due in questo momento sono collegati, si vede l'olio che gorgoglia. Sì, si vede. Ok, adesso quindi la valvola è in posizione dove l'olio entra nella valvola del freno e va oltre. Quando noi azioniamo la leva in avanti, lei spinge in dentro questo. Che ha molla, quindi dobbiamo tenerlo chiuso, far andare l'olio in questo condotto che va qui e va al freno del rimorchio, quindi smette di andare da qui a qui e va da qui a qui. Nel momento in cui va da lì a lì abbiamo una valvola che fa sfiatare una pressione più bassa di quella che dovrebbe, quindi dobbiamo trovare la, eccola qui la valvola limitatrice di pressione. È che c'è una parte dell'olio che continua invece di qui per andare al blocco differenziale attraverso questa valvola che non so cosa fa. Non ho capito, quindi abbiamo uno schema ma non è esattamente quello... No, non è il suo. No. Ci sono i componenti spostati.
Si sposta la molla e fa andare l'olio qui. Se voglio qui, vado con il frizzale. Normalmente va sopra. Sopra dove va dall'altra parte. Vado in quel foro lì. Quel foro lì, fa andare. Qui. Io metto l'olio in giro dentro. Dice, arriva qua. E quel foro qui, che cosa che è? Quel foro qui è quello che fa passare il circuito al componente successivo, che è il sollevatore. Qui. Questo da qui entra. Da qui va il sollevatore. Qui va il blocco differenziale. Questa è una limitatrice, non sappiamo a che pressione. Noi per far andare l'olio in pressione al freno invece, che è quello dove non abbiamo pressione come anche al sollevatore, è qui. Quindi vuol dire che noi l'olio che arriva qui e arriva qui già ha problemi. E poi cosa fa? Lui la sposta in su, l'olio inizia a uscire da qui e lo ottura di qua. Va al blocco differenziale. La valvola limita a 12 bar in modo che... Al che, quando la pazienza sembrava terminata, arrivarono i rinforzi. Giù. No, ma poco, lo tengo io a mano. Ce la fai? Sì. Questa è la molla di ritorno del cursore. Questa valvola è collegata alla parte bassa. Qui, collegata con questo. Questo cos'è? F è il freno. Qui dentro cos'è che c'è adesso? Quindi quando tu schiacci qui l'olio passa da qui, attraverso questo di roba qui, arriva qui. Il problema è che in contemporanea arrivava anche qua, sentivo, ne? Sì. Arriva anche quella valvola. Una stupidaggine così, io se ne ho qualcosa dentro, qua dentro il rotto non c'è niente. E come fai? Rosso e rotto è una molla o un O-ring, cosa vuoi che sia rotto? O se no le tenute che sono deteriorate, però non sembra niente di deteriorato. Sì, perché basterebbe che uno di questi O-ring perde. Eh sì, è un O-ring e una molla, ma non ce n'è un O-ring rotto? Ragazzi, ormai si è fatto tardi, abbiamo smontato praticamente tutta la parte della valvola con le sue componentistiche. Abbiamo analizzato, o almeno cercato di capire come funziona questa valvola, e nel caso se ne sapete di più scriveteci nei commenti, ma ora è meglio dormirci su. Sarebbe da riuscire a fare un po' di prove con questa qua attaccata qui al banco, attaccare l'alimentazione e misurare quanto. Ci vediamo al prossimo video, ciao!